Appassionati di calcio, gentili utenti di Assist Sportivo, ben trovati dal Monterisi, dove è appena terminato il derby d'andata di Coppa Puglia tra l'Audace Cerignola e lo Sportmania, vinto nettamente dai padroni di casa 4-0. Siamo in compagnia del mister dello Sportmania, Michele Schiavone. Mister, le sue impressioni a caldo a termine di questo derby? Vabbè, non potevamo assolutamente pretendere di più, è andata bene così, perché comunque, come dicevo io ai miei ragazzi, il nostro binario è proprio un altro, quindi abbiamo un altro binario da percorrere, abbiamo un'altra strada da seguire. Per noi era oggi una festa poter giocare contro l'Audace, una squadra che ha un blasone enorme, e una festa è stata. Infatti ho dato la possibilità di giocare a molti ragazzi che l'anno scorso hanno giocato con me e vinto la terza categoria. Quello che mi importava era vedere la squadra correre, la squadra ha corso, ha cercato in tutti i modi di arginare una squadra blasonata come l'Audace, e va bene così. Forse l'unica pecca che si è vista una squadra sin troppo rinunciataria, senza Bonavita e Di Munno in attacco. No, vabbè, rinunciataria no, se a loro li attacchi finisce 22-0. È una tattica fatta appositamente, perché non puoi attaccare una squadra che ha avanti gente come Vito Morra, come Gigi Di Pasquale, come la Salandra. Se gli dai spazio in velocità, oggi invece di finire 4-0 sarebbe finita 15-0. Adesso tra due settimane vi aspetta il ritorno, ecco, che gara si aspetta? Si aspetta qualcos'altro dei suoi, una reazione? No, guarda, come ho detto prima da capo, non è il nostro obiettivo la Coppa Italia, assolutamente. Poi ho detto, l'abbiamo presa come una giornata di festa, e una giornata di festa è stata per Cerignola, perché molti sono venuti a vedere, chiaramente, dopo un anno l'Audace giocare in casa, dove tutti quanti noi siamo super felici, e qualcuno ha potuto pure apprezzare questi ragazzi che l'anno scorso hanno vinto un campionato senza mai perdere, diciamo, l'orgoglio. Ecco, adesso dopo questa festa, come l'ha chiamata lì, vi ributtate in campionato, l'esordio il 28 contro la Carapellese, sarà questo il vero obiettivo stagionale? Il nostro obiettivo, come dico io, noi si vale da domenica prossima, domenica 28, sarà, voglio dire, una partita dove ci sono i tre punti e dove dobbiamo cominciare a macinare gioco, a macinare punti, appunto, per arrivare alla fine. Oggi, come lo voglio da capo sottolineare, era una festa per tutti quanti noi cerignolani, e credo che girarmi e vedere una tribuna così piena di gente per me è stato un orgoglio immenso. Ecco, prima, per chiudere, prima che inizia il campionato dello Sportmania, qual è il suo augurio? Io faccio un augurio a tutte le società, diciamo, della seconda e della prima categoria, di un in bocca al lupo, e spero che possiamo fare tutti quanti un campionato divertendoci, noi cerignolani, di portare appunto avanti i colori giallo-azzurri di Cerignola. Ok, grazie mister, in bocca al lupo per l'inizio di stagione. Siamo con il presidente dello Sportmania, Sandro Moccia. Presidente, il mister Schiavone l'ha definita una festa, forse festa è stata per tutta la città di Cerignola, però è arrivata questa sconfitta 4-0, ecco, si aspettava qualcosa in più dai suoi? No, assolutamente no, è stata una partita giocata ovviamente contro una squadra di categorie superiori, ma questo non sta a me scoprirlo, era evidente. I ragazzi hanno giocato, i miei ragazzi hanno giocato bene, è stato un test importante, il risultato a noi non interessava entrare in campo e cercare di giocare così come sanno giocare. È ovvio che di fronte avevamo una squadra che secondo me può fare tranquillamente un'eccellenza a vincere, quindi non potevamo pretendere di più. Il risultato 4-0 secondo me è al di sotto delle aspettative, perché si pensava a una goleata, invece i ragazzi hanno risposto in maniera dignitosa. Ecco, lì da presidente, quanto è stato bello e quanto è stato emozionante comunque godersi la partita dal Monterisi, dallo stadio Monterisi, contro una squadra blasonata come quella dell'Audace. E il Monterisi, aprirlo, è stata la vittoria secondo me della Cerignola calcistica, e questo è un risultato importante, e siamo anche noi artefici di questo risultato insieme all'Audace. Era da tempo che non si vedeva lo stadio così pieno, questo fa ben sperare e sicuramente è di incentivo per la Cerignola sportiva a continuare su questo passo.
Adesso archiviata la Coppa, si pensa già da domenica 28 al campionato, che poi è il vostro vero obiettivo. Con quali auspici parte questa seconda categoria? Buoni auspici, sicuramente domenica inizia il campionato e per noi questa partita ci dà la forza, la consapevolezza, se mai ce ne fosse bisogno, di essere all'altezza, di portare il risultato finale che è quello della vittoria del campionato. Non ci nascondiamo, la seconda dobbiamo vincere, abbiamo le carte in regola per poterlo fare. Certamente oggi non potevamo fare di più di quello che è stato fatto. Sono orgoglioso dei ragazzi, ma soprattutto sono orgoglioso della tifoseria tutta di Cerignola, che oggi ha dimostrato un attaccamento e grande professionalità, se così si può dire, da parte dei ragazzi dell'Ultra, di tutta l'organizzazione dello staff dell'Audace, che è stato veramente esemplare. Quindi per me oggi è una giornata importante, non per la sportmania ma per la Cerignola calcistica tutta. Okay, grazie Presidente, in bocca al lupo per l'inizio di stagione. Grazie, credo.